Ma sei tu Luciana? No, lei è Elisabetta. E chi è Luciana? Ah, lei! Ciao! Sei carina! Damn, girl! You sexy bitch! Yeah, you sexy bitch! Damn, you sexy bitch! Sam, we need to contact the authorities. Tell them we're immune. Sure, if you want to get dissected. Mm. Nah, bro. We'd be like superheroes. We'd be like VIPs. Io ci sono già passato. VIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. The city's dead. LA's lost. Full quarantine. Our evacuation flight was shot down for fuck's sakes. I'm gonna fight my way out. Dove? You're immune. You ain't bite-proof. They're slow and dumb. I know I can handle myself. Sì, certo. Don't know shit. E lui c'ha ragione. Out there you gotta be a mechanic. Medic. Jackie fucking Chan rolled into one. Check, check and check. Looks like I'm ready to roll. Se ne sei sicuro. Alright. It's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Quale machete? Ah, questo machete. Ma scusami, ma hai guardato di lei, mi dici? Vabbè, grazie. Okay, this is how you give it some spice. You'll need certo. Parts, though. Take some of this shit lying around here. Già fatto, però immagino di dover prendere ancora della roba. Literally walked into hell. Should never have left her. It was just... I was young. Ah, Sam, se non l'avessi lasciata non avresti vissuto una gran bella avventura, fidati. Ecco fatto. Use the workbench and let's get cooking. Sì, capo. Conosci meglio il tuo nemico, usa un banco da lavoro. Allora, nessuna riparazione richiesta. Usa i banchi da lavoro per riparare le tue armi e personalizzare gli effetti bonus. È possibile personalizzarmi non comuni, rare e superiori. Ok, quindi quelle comuni, quelle grigie, no. Personalizza le tue armi aggiungendo modifiche e vantaggi. Entrambi miglioreranno le armi in vari modi. Ogni arma di rarità sufficientemente alta ha degli slot per una singola modifica e uno per gli vantaggi. Ok, quindi più è alto la rarità, più hai cose da aggiungerci. Va benissimo. In questo caso abbiamo quella elettrica. Le modifiche potenziano le armi affinché infliggano danni aggiuntivi e applicano gli effetti di status. Alcune modifiche alterano completamente il tipo di danno inflitto. Questa modifica è folgorante, convertire la tua arma per infliggere danni da shock ed elettrificare gli zombie. Prova a fabbricare la modifica adesso ed aggiungere la tua arma. Fatto. Per fabbricare una modifica a un vantaggio dovrai trovare il suo progetto. Per ora hai solo progetti per la modifica folgorante. Non è proprio vero perché basta che vado da Carlos tra poco. Ora diamo un'occhiata ai vantaggi. Va bene. I vantaggi migliorano le armi in vari modi. Alcuni vantaggi hanno degli effetti negativi e positivi. Quindi valuta le conseguenze e decidi cosa è più importante per te. Va bene. Avrai bisogno di componenti che trovi in giro per LA per fabbricare le modifiche, vantaggi e le altre cose utili. Se li stai esaurendo ricicla le armi e rimuovi le modifiche. Oh, posso rimuoverle. In questo momento hai abbastanza componenti per aggiungere vantaggio che ha questa arma. Avanti, fabbricalo. Aumenta i danni ma riduce la durata. Vabbè. I progetti si trovano esplorando LA e completando le missioni. Alcuni commercianti potrebbero persino venderli. Puoi anche guadagnare progetti completando le sfide che si trovano nel menu delle sfide. Raccogli più progetti per accedere alle nuove modifiche e vantaggi e scopri nuovi entusiasmanti modi per personalizzare le tue armi preferite. Va bene. Ah, c'hanno anche dei vantaggi automatici. Durabilità massima, perfetto. E se vuoi vedere che cosa fa la modifica, basta leggerla sotto, perfetto. Tra l'altro, come era facile immaginare, le armi hanno un livello. Corrispondenza livelli però, aspetta, c'è scritto qua. Ah, oh, corrispondenza livello 4 e aumenta il danno di 30. Ah, mi costa soldi, $700. Nice, you hit a zombie with that, the motherfucker's gonna stay. Beh. Ok, cheers. This is a step up from using the color. Beh, certo. If you're really going out there, I got some stuff you need. Grazie, Carlos. Cos'ha Carlos per te? Una sorpresa. Think some of this meat is bait. It's just meat, but the zombies go for it. Grazie, Carlos. Getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? Va bene, Carlo. Quindi esca di carne e poi c'hai tutte le varie armi. Ah, guardalo qui. Il randello di Banò e la mazza da baseball. E i due progetti.
Uno per il kit medico, grazie. E uno per l'equilibrio. Gli attacchi pesanti si caricano più velocemente e consumano meno resistenza. Grazie. Allora, questi per adesso li lascio da parte. Ah certo, lui aveva solo questo. Era un altro tizio, ma no, chi è che l'aveva? Chi è che aveva gli oggetti? Vabbè, chi se ne importa. Noi abbiamo un inventario limitato, per caso? Thanks, Carlos. This is an interesting thing you've created. I'm sure it'll be very... Dai, stai un po' buona, Andrea. Grazie, Carlo. Avvisa Emma che stai andando a cercare le autorità. Sì, buonanotte. E mi sembra che l'inventario sia illimitato, ma non è detto, eh. Emma? Io me ne vado. Ci rivediamo più avanti, immagino. I feel like we're shipwrecked. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? If I'm immune, then I'm contacting the authorities. Sam doesn't trust them. Okay, well, that's his problem. I'm getting out of here. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Nah, we make our own way out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. Ovviamente. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Yeah, true. There's millions of those things out there. Just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. Come on, we're gonna escape. Was there a local evac center? Hmm? We were supposed to report to the helper in hotel. Mm-hmm. If Robert hadn't made other arrangements. Robert really left a hole, huh? Our marriage was just PR, okay? Aren't they all... Look, I'm getting out of LA. End of. Beh, Robert mi sa tanto di un coglione. Probabilmente ha nascosto veramente il morso e... Don't forget your friends if you do find a way out. Certo, capa. Tornerò. Forse. Dipende dalla storia, dipende dal gioco. La casa è chiusa a chiave, ma Michael può farti uscire dalla porta sul retro. Va bene, Michael. Michele, mi fai uscire, per favore? I'm gonna check out the local evac muster point at the Halperin Hotel. If there's help anywhere, it'll be there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. You'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Certo, la priorità assoluta. I'll bring the cavalry. If there's any cavalry left. Non c'è rimasto benissimo. Ha fatto una faccia, poi l'ha riaperta, poi l'ha richiusa. Va bene, certo, gli dirò di mettere qua subito l'elicottero appena lo trovano. Squarta in compagnia, hai sbloccato la modalità cooperativa. Unisci le forze con i tuoi amici oppure esplora lei insieme agli altri sopravvissuti. No, grazie. Mi spiace, ma voglio giocare per i cacchi miei. Ecco, una cosa che Dead Rising avrebbe fatto. Questa racchetta ci avrebbe dato anche le palline e l'avremmo... tirate addosso ai nemici. Lo so, ma è infinita sta tannica d'acqua. Comunque dicevo, o anche lo spara palline, l'avresti preso, messo giù, messo, che ne so, il fuoco alle palline e un bel arrosto di palline di zombie. Ovviamente sto comparando due giochi che non dovrebbero essere assolutamente comparati, per carità, però è anche bello mettere un po' a confronto le cose. Punto di evacuazione. Madonna mia, che dolore! Lunga vita e prosperità. Uccidi 50 zombie senza morire. Sì, capo. Sai cos'è? Che, come dicevo anche prima, giocare due giochi di zombie così diversi, Dying Light e questo, mi mette in confusione. Ma, esatto, il terremoto. Il terremoto. Che cosa... Da cosa è scaturito? Vieni qua, ciccio. Ecco qua. Forza, forza, venga, venga. Vai via. Ecco fatto. Bene, ho buttato la mia bomba di carne per sbaglio. Ma sono illimitate, aspetta un attimo. Ma è illimitata? No, ti prego non dirmi che è illimitata sta... Bello che puoi girarla su se stessa. No, se sono illimitate le cose, mi fai felice.
Cioè, oddio, non è che mi cambia niente, però prendiamoci la batteria che non si sa mai. Chissà, magari ci può essere utile. È diventato il mio nuovo migliore amico, questa batteria. Vediamo se gli lancio la bomba di carne qui. Forza, venite! Ce n'è per tutti! Mi sono fulminato. Beh, che dire, l'elettricità fa il suo effetto, no? Oh? Are you still out there? Sì? Can you hear me? Sì, salve. Hello? Animale della festa. Hello? Did someone require Zompocalypse survival services? Ah, good. Finally, some life out there. Well, you're not much to look at, but I'll take a chance on you. Sentiamo. Hey, you seen another kid out there? No, ancora nessuno. I'll have you know I'm a reasonably responsible adult. Certo. Damn. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Sì, signore. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, non l'avevo notato. Get out of there, you scourge of Satan. Okay. Ma diceva aveva figlio del demonio? Thank you, thank you. No, really, you are too kind. Hey, stop that! Ehi! Pezzo di merda! Here now! This place is a bear pit! Ah, ecco come funziona! Però una volta lanciata è rotta, giusto? No, forse va ancora. Ma è lo stesso modello di Emma! Vabbè. Come faccio a seguire una missione? Ok, devo selezionarla. Ehi là, come va? Porca troia, che dolore. Ok. Se la raccolgo quando è ancora rossa, ricordiamoci che è pericoloso. Ma è esplosa? Mi sa di sì, puoi usarla tipo un tot numero di volte, forse. Belline le budella. Oh, Jay. Always late to the party. Poverino. Dai, forza, venite. Beh, sì. I was too slow. Son of a bitch. Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell. Sì, 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 certo. Io intanto li faccio un po' abbrustolire. Porca troia. Vi devasto a tutti oggi. Aspetta, aspetta. Se mi si ricarica la cosa un po' più velocemente. Esatto. Li faccio abbrustolire a tutti. Venga, venga. Bravissimo. Datemi tutti i soldi. Beh, in realtà è stato... è stata la stufetta, neanche sono stato io. Quello è il mito vivente Curtis Sinclair. Buongiorno. Sono arrivato tardi, mi spiace. È morta, mi spiace. Pleasure to meet you in these dark times. No fucking way! Soylent Mauve is a classic. Ben Dur. Listen, I need help. Come tutti. Doing my own stunts means well the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down. But the power in the house. Come il montascale, ma scusami. The grid's all over the neighborhood. Maybe the whole city. Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Sì, Curtis. I can buzz you inside. Godspeed, kid. Va bene, ci penso io. Oh, l'acqua pulisce anche, giustamente, per carità, però... incredibile, a parte che è infinita, però... è una fontana, quella. Beh, vaffanculo. Dietro le porte c'è sempre qualcuno. Lo so che l'acqua...
Aiuta l'elettricità, ma l'ho buttata via. Cos'è? I'm no electrician, but una pala d'impalcatura. Vabbè. Cosa devo fare? Ah, devo usare l'acqua per ma no, ti prego, l'ho buttata. Per favore. Ecco qua. Che cosa mi ha elettrizzato, scusami? Cos'è che mi ha dato la scossa? Che non c'è nulla qui. Fatto. Ma dai. Ma c'è ancora un rumore di fuoco che secondo me è un bug dato dal fuoco lì quando l'abbiamo fatto scoppiare. Arrivo. Ma levati. Madonna mia, che male. Porca troia. Alcuni colpi fanno veramente male. Ecco qua. Comunque ho capito che tipo se uno zombie ha le budella di fuori o zone tipo esposte, puoi colpirlo per fargli i critici a gratis. Sì, adesso ti libero la casa, tranquillo. Ecco fatto. Ma c'è un problema effettivamente. Beh sì. Ma a parte che... Ah, è questo, ti giuro che non capivo. Pensavo che era la decorazione del muro. Preparati una corsa da brivido con Curtis. Dove lo accendo? Ah, eccolo, aspetta. Va bene. Or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Beh, sì, effettivamente. Dai, vediamo sta discesa da brivido. Oh, ci penso io. Madonna mia. Lo so, aspetta. Madonna mia, quanti colpi critici. E dove sono gli ultimi? Ah, eccoli. Ma... credo che questo sia l'effetto di continuare a colpire un singolo nemico. Eccoci qua. Tu sei ancora lì, scusami. Beh, è abbastanza per una vita effettivamente tutto ciò, Ciuf, ciuf. Non dirmi che mi dai un... esatto, i classici vanno assaporati. Che mi dai una ricompensa in quella porta. Mi dai un premio? Mi dai qualcosa? Cicchettino di vino insieme? Parla con Curtis. Dove mi siedo? Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Sono solo immune. Not sure what I did to deserve it, though. Well, Mom was partial to a Sunday afternoon with Curtis Sinclair. God rest her soul. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer. Grazie, capo, allora. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? Puoi andare da Emma. The joint residence is taking survivors. Emma was quite explicit. Bring me your poor, your rake-wielding... Ma dai. I'll be damned. The neighbors were here all along. No, in realtà è caduto l'aereo. My mind for not checking in on me. Yeah, well, Mr. Steele's no longer with us.
us being the living. Esatto. He's dead. Damn shame. The son of a bitch owed me money. I'll make my way over there after I see. Dopo aver ricordato i bei tempi, eh. Va bene. You did good today, kid. Grazie. Thanks again. Grazie a te. I can chum you back to Emma's if you want. Mom would not be happy if I let you get money. Esatto. Watch your tone, kid. I'm old, not mica coglione. You'll make sure I get there, just. Va bene. We'll see. Now get. Peggy ha il suo fucile? Sono vecchio, mica coglione. Fammi solo vedere, abbiamo, esatto, sbloccato qualcosina. Una mazza da golf verde, benissimo. Questa la teniamo un attimo da parte. La pala, direi che ormai ha fatto il suo tempo. Sono più che altro sorpreso dagli oggetti da lancio. Non vorrei che sia in realtà solo l'esca di carne che è infinita. Però, se anche così fosse... vabbè dai, non è colpa tua. È una situazione un pelo strana per tutti, Questa foto... Questa foto in particolare io l'ho già vista da qualche parte. Forse mi sbaglio però, Ma mi sembra di averla già vista. Questo? Una mannaia massacrante. Va benissimo. Certo che è bella, è verde. Aspetta di trovare quelle arancioni, poi ne riparliamo. Ma... bel lancio, sorella. Forse dovevi curare un po' di più la mira. Questo che cos'è? Tony il parassita. Cos'è? Un numero di telefono? Vabbè. Allora, devo essere sincero. Ad ora, tutte le ambientazioni mi stanno piacendo. Poi, vabbè, abbiamo visto tre case in croce. Però, lo stile di Los Angeles mi piace. Nel senso, chi inventario pieno, davvero? 5 è il massimo che posso portarmi. Cassaforte oggetti di valore di Curtis. Devo trovare la tessera, immagino, vero? O me la darà lui più avanti, magari. Però, come dicevo, appunto, tutto questo lusso rispetto alle case un pelo rustiche che c'erano in The Thailand 1. Mi piacciono, sono belle. Tutto questo lusso è fighissimo. Poi, ovvio, passi anche da... ma io posso tipo risalire, per dire? O forse, fammi vedere, posso salire saltando? Certo che no, ovviamente. Poi appunto dicevo, da Dying Light passiamo veramente dallo schifo totale, dal un po' i sobborghi così devastati a tutto questo. Vediamo un progetto. Vantaggio peso piuma. Perfetto. Vediamo che cosa fa. Aumenta la velocità di attacco ma riduce la forza. Beh, in realtà non è neanche terribile. Ci sta, ci sta. Magari un'arma come può essere un coltellino, certo, lo rendi più debole, ma se ha tanto critico, per dire, ci guadagni. Beh, grazie Curtis, è stato molto istruttivo. Dobbiamo probabilmente... Esatto, la chiave del garage di Curtis. Dobbiamo probabilmente trovare modo di aprire. Anche perché lì vedo la chiave. Vediamo se c'è modo di aggirare il tutto. Anche perché qualcuno qua dentro c'è... Vediamo. Certo che c'è. Madonna mia. Oh, sono morte abbracciate. Beh, basta un po' con la benzina, per favore. Ah! È un pozzo di petrolio, non lo sapevo. Le casse così chiare, ovviamente, si possono spaccare. Perché c'è scritto fragile. Altro progettino. Vantaggio rinforzo. Aumenterà la durevolezza delle cose. Ecco fatto, il garage ora è aperto. E sono abbastanza sicuro che uscendo, rientrando, facendo passare un po' di tempo, molte di tutte queste cose, soprattutto per esempio qua che è già pieno, riappaiono, respawnano. Vediamo cosa posso fare con la mazza da golf. Nessuna modifica disponibile, ok. Mentre per la mannaia neppure. Allora, vediamo cosa posso fare con la mazza da golf. Peso piuma è già installata, perfetto. Nessuna modifica, ok. Impatto elevato, aumenta la forza. Mi piace che alcune armi abbiano già, esatto, delle abilità automatiche. Carino, massacro. Aumenta i danni agli arti e la durata. Beh, mica male. E tu da dove esci, scusami? Porca miseria, che male. Abbiamo passato più che abbastanza tempo qui. Grazie Sinclair, io avanzo. Consegna speciale, richiede chiave del postino. Ci deve essere un postino qui vicino, allora. Lì c'è anche... della roba verde. Ma se tipo salto... esatto. Grazie della chiave pesante. A volte basta solo un filo di intelligenza.
Madonna mia, che male. Sti voli incredibili mi piacciono un sacco. Chissà dove si trova il postino. Il postino suona sempre due volte. Porca miseria, contro il muro. Mamma mia. Certo che se lì è solo già di due livelli fa... fa male, eh. Vediamo, abbiamo sbloccato una nuova abilità, vero? Soglie del dolore. Tutto qua, paro, schiva un attacco e otterrai un leggero aumento dei danni. Ma non l'abbiamo già ottenuta una roba simile? Ehi? Tutto bene lì? Che esagerazione. Locked. Maybe a way inside, Mop-top? Può essere. Mi piacciono le ombre. Porca miseria, ho sbagliato. Vedi continuare a giocare a Dying Light? Dicevo, le ombre sono fatte benissimo. Cioè, se vi ricordate per esempio le ombre in Cyberpunk all'inizio erano terribili. Qua invece è tutto perfetto. Tra l'altro c'è il Bunny Hop. Per ora, probabilmente lo aggiusteranno tra non molto. Bunny Hop e vado avanti io. Dici che... Dico che, sì. Dobbiamo tenere conto che effettivamente si può entrare da più luoghi. Basta rompere una finestra, ottimo. Basta rompere una finestra, un vetro e sei dentro. O basta cercare una finestra aperta, ma romperla è sempre una soluzione. Buongiorno. Porca miseria. Beh dai, almeno l'abbiamo fatto sedere. Ma quello è un Blue Yeti, dai. No, il Blue Yeti. È il mio primo microfono serio che ho mai avuto. Ma volevo vedere, scusami un attimo. Noi facciamo 100. Dopo che ho dato un calcio. Senza il calcio facciamo 71. Quindi sono 30 punti in più. È un buon aumento per adesso. Con un'arma del genere poi, eh. Aspetta di trovare un'arma più forte. Ovviamente... Non posso passare, ci arrivo. Palesemente ci arrivo lì. Ho rotto il vetro, non mi serve una chiave. Allora, c'è da dire che c'è molto tanto da esplorare. C'è veramente molto che puoi fare in giro. Forse uno all'inizio non dovrebbe neanche perdersi troppo in giro. Cos'era, la casa di uno streamer? Le cassette, deposito di bottino. Ti serve la chiave. E un grazie al culo non ce lo metti? Ecco qua. Ai miei follower. Va bene. Cos'è? Vuoi entrare? Nessuno ti fa entrare? Poverino. Chiave magnetica delle capre. E voilà. Le chicca de home help. Le capre però intanto c'hanno sul simbolo di Ares questi. Richiede la chiave della cassaforte di Brock. Allora, c'è molto da fare backtracking in teoria finora. Troi delle capre. Non dirlo troppo forte, che magari qualcuno poi pensa male. Troi. Voglio provare una cosa. Aspetta un attimo. Fammi vedere. Sì, funziona. Ok, questo non era pianificato. Funziona. Ma vai via. Te la taglio la testa prima o poi. Fantastico che con le armi elettriche puoi elettrificare la gente in acqua. Poi continuo a confondermi. Continuo a pensare a Dying Light. E continuo a saltare con R1. Si apre dall'altro lato? Non credo proprio. Nel recinto delle capre. Era un broadcast. È il Cerbero Podcast. No. Girano voci assurde. Ehi, un po' di pacchi Amazon. Facevano gli unboxing qui per caso? E vai, arma rotta. La cosa che mi piace di più ad ora è che non c'è veramente zona dove puoi essere bloccato. Basta tirare un calcio a un qualsiasi vetro e puoi passare. Cassa di soccorso con un coltellino. E tu da dove sei uscito, scusami? C'è veramente da perdersi in tutto questo. Fantastico. Dan delle capre. Ciao Dan. Mi spiace.
Il broadcast è finito. Guardali, facevano pure le challenge, team alfa e team beta, ma va. Sì, però davvero, c'è davvero tantissimo da perdersi, continui a girare ovunque. Mamma mia, io meglio che proseguo, sennò continuo a visitare tutte le case che trovo. Back on track. Esatto, di nuovo in marcia. Meglio se ci muoviamo. Ed eccoci qua. Zona di soccorso. Viaggio veloce, vuoi raggiungere l'Alperin Hotel? Ok.